Ciao ragazzi! Ciao! È appena iniziata da 8 secondi, è già Fiorentina in avanti, Fiorentina-Milan, partita molto importante, sono già in ansia perché qua c'è la Fiorentina che è già nella nostra area, ok, Mignan. Partita molto importante perché la Juve si è fermata, Inter-Napoli no, quindi vincendo nel difficile campo del Franchi saremo secondi in classifica. Peraltro lei c'ha un po' di giocatori del Milan al Fanta da tifare, quindi speriamo. Esatto. Dai Emerson, fai un buon cross una volta nella tua vita. È buono! No! Morata! Per la mia e la sua gioia, visto che c'era il Fanta, per un attimo l'avevo vista dentro. E Morata l'aveva fatto. Emerson aveva fatto un bel cross stavolta. Lo chiamare, fallo bene. Peccato, peccato. Poteva far meglio Morata. Addirittura un palleggio. Adesso non viene a dire che questo è rigore. Adesso, ogni volta che uno si lancia in aria c'ho paura. Gli ha sfiorato lo scarpino adesso. Se... No, come c'è chi in progress, ragazzi, su. Questa roba. Ma se l'ha lanciato! Cioè niente, adesso basta che uno ti sfiori il piede in area di rigore e te calci di rigore. Sì, ma è Dodò che si è lanciato su. No, perché lui ha preso prima il pallone. Però madonna, cioè quella punta del piede gli ha sfiorato i tacchetti, dai, però, cioè. È Dodò che tocca il pallone. Sì, certo, è Dodò che tocca il pallone. Però cioè, se adesso veramente basta che uno ti fa così. Sì, ma era di spalle, cioè, Teo. Decisione di Pairetto. Sì, non, cioè, non conta la volontarietà, però, devo ripetere, se lui ti sfiora lo scarpino, cazzo, cioè, veramente, seppure questo è rigore. Calcio di rigore per la Fiorentina. Madonna. La dinamica abbiamo visto, Dodò si è sentito toccare lo scarpino, tanto lo sa che se, si butta che ti toccano la scarpa, gli ha toccato il pallone dal rigore, si è buttato. È stato furbo Dodò, però, ripeto, che secondo me i rigori così sono ridicoli. Al di là che a termini di regolamento ci posso stare, per me sono ridicoli. Sono contro Mignan, quanto scommetti che pare al rigore? Devo affidarmi alla tua sfortuna del fantacalcio perché non segni la Fiorentina. Ah, lo batte Ken, pensavo lo battesse Gudmundsson. Ma lo sapevo, bravo, guarda, lo sapevo. Sono contro Mignan, quanto scommetti che vada il rigore. Lo sapevo, cosa ho detto? Quanto scommetti che parla il rigore? Il tuo problema basta. È stato. Basta. Il tuo problema è stato che l'ha tirato Gudmu e Ken e non Gudmu su sto rigore. Fiorentina. Ma che Gudmu sono gli ultimi due rigori a Fiorentina, l'ha segnato entrambi. Non so perché doveva fare. Oh, da, veramente. Ha battuto tra l'altro molto male. Si, ha fatto. Mezzo. Ed è giusto così, va bene, è giusto così perché francamente un rigore del genere per me, ripeto, al di là del regolamento è ridicolo un rigore del genere, quindi sono contento che Mignan l'ha parato. È buono? Meno male, mi sembrava in fuorigioco infatti. Cioè gli è arrivata una palla che è con una respinta, sì, è palesemente in fuorigioco. Ha colpito il tiro al volo del suo compagno di petto e la palla gli è rimbalzata addosso dopo che ha toccato col bagno. Meno male che era in fuorigioco, sarebbe stato un gol veramente sculatissimo. Pensa di andare largo, poi Leao si mette in proprio. Urca! L'ha toccata De Gea. Anche questa nella terra. Come non l'ha toccata De Gea? L'ha parata. L'ha toccata De Gea. Ha cambiato idea. Ah, ok, infatti mi sembrava che l'avesse parata. Eh sì, palesemente, cioè l'ha alzata sopra la traversa. Questa forse faceva la traversa gol. Leao che ha fatto un gran tiro di sinistro, continua a non capire Leao che certe volte col suo piede fa dei tiri osceni, poi qua ha tirato di sinistra, ha tirato benissimo. No! Quindi vincendo nel difficile campo del Franchi saremo secondi in classifica. Adria aveva fatto un gol in Serie A col Milan, un gol. Ovviamente stasera doveva risvegliarsi, è chiaro. Poi un gol bello. Non c'era dubbio che
stasera lì si riscopriva il calciatore del secolo. Il tiro è molto bello, diciamo però che la difesa del Milan è un po' ferma, anche Pulisic si è fatta girare molto facilmente. Ah, la prima titolare. Dai Leo, corri, tira dritto che sei più veloce di tutti, tira dritto! Ma no, a non tirare sta mozzarella, cazzo! Comunque noi a Firenze soffriamo sempre, sempre. Può esserci qualunque Fiorentina davanti, noi soffriamo sempre. Io non sono stato. Ha sganciato già. Così era impossibile. Oh, rigore! Rigore! Questo è rigore, E non ho avuto dubbi, Peretto, ma bellissima la combinazione. Non ho avuto dubbi, sì, perché si sente con quello di prima. Poi rivediamo, voglio rivederlo. L'azione è comunque molto bella, al di là di tutto. Finalmente l'azione con tocchi di prima. Vedi, tacco di Morata, tacco di Ebram. Vi dico la verità, secondo me è molto leggero anche questo. L'ha dato perché ha dato quello. Però se è rigore la sfiorata dei tacchetti di prima, allora ti dico che anche questo, questa ancata, cos'è? Allora non punto. C'era né quello di prima né questo. Anche secondo me, infatti. Ma il contatto c'è, e visto che il VAR non può valutare l'entità del contatto, ma a sto punto. Del dischetto pallone per Teo Hernandez. No. Urca. Urca. No, Teo, no. Lo batte il tuo Teo, può essere la possibilità di rientrare in partita o può essere la consacrazione che hai perso proprio in maniera definitiva, se lo sbaglio. No, Teo. Dai, De Gea. Io ho De Gea in porta, ma io ho due gol di vantaggio sul mio avversario, quindi non mi serve che pari questo rigore. Quindi per favore De Gea, non pararlo, non mi serve che lo pari. Oh, oddio, che ansia, no. Dai, Teo. No, lo sapevo! Lo sapevo! Basta, mi rimango! Basta, basta, basta! Quindi non mi serve che pari questo rigore, quindi per favore De Gea, non pararlo! Non mi serve che lo pari! Vaffanculo, oh, Matteo Hernandez, vaffanculo! Ma che cazzo di rigore! De Gea di merda, non mi serviva che lo paravi, vincevo già 3-1, perché cazzo, perché? Guarda, voglio rivederla, a me sembrava anche battuto bene in realtà il rigore di Teo, l'ha presa proprio nell'angolino. Francamente l'ha battuto meglio di come l'ha battuto Ken, De Gea ha anche fatto una bella parata. Porco Giuda, primo tempo finito, 1-0 con la Fiorentina. Se c'è una certezza alla fine di questo primo tempo è che la Sara ha perso il fantacalcio. Allora, nel primo tempo tutto quello che poteva andare storto è andato storto, sia per il Milan che per il suo fantacalcio. Potrà andare ancora peggio nel secondo tempo? Temo di sì. Fuorigioco! È fuorigioco! Cazzo, era fuorigioco! Per me è di un chilometro. Vediamo. Non vi preoccupate, tanto vado sempre fuori gioco. No, perché eri sempre fuori gioco. Lo prendo il tempo giusto qui. Sì, sembra abbastanza netto. No, Emerson. Madonna, tocchi due palloni, ne sbagli tre. Dai, sfruttiamo un angolo una volta tanto. È bello. Vai lì, qualcuno che arriva. Si è buttato. Rigore. A rigore? Io po'. Io ho visto volare Ken, ho detto, ah, si è buttato Ken, falli in attacco, e noi invece rigore. Quest'arbitro ha rigore facile comunque. Rigore. Comunque può ribatterlo Teo, sbagliarlo e farti prendere meno due al fan. No, Teo, basta. Te lo tira da qualcun altro, basta. Anzi, no, fatelo ritirare, così se lo sbaglia, poi non gli fanno mai più tirare, capito? È finita, nessun rigore, mai più per te. Mi sembra molto simile al primo rigore che ha fischiato la Fiorentina. Cioè, quello, bisogna vedere chi arriva prima la palla, se è arrivato prima a gabbia per, c'è per la dinamica.
confermato di Trabzon. Immagini che stiamo vedendo, Gabi ha anticipato che è simile al rigore che ha dato la Fiorentina. Secondo me con la Fiorentina era ancora più leggero, però il concetto è sempre quello. Ormai qua in Italia i rigori te li danno, no. Saremmo capaci di sbagliarne un altro? Comunque è pazzesco perché ci sono tre rigori. Io fondamentalmente non sono d'accordo su nessuno dei tre rigori, però va bene. No, anche Ebram è mio. No, no, no. Batte Ebram. No, basta. Vedetemi, basta. Non dateci più rigori. Se sbagli anche questo, veramente. Ah, sei te che porti iella con i tuoi giocatori del Fandra, che non è possibile. Vi prego, un rigore, vi prego, vi prego. Io ho paura con Ebra. Ci sta pensando da 2 ore. Batte Ebra. No, basta. Io non so più che cazzo dire. Cosa ti devo dire? O il fenomeno di che o sono scarsi i giocatori del mio grande rigori, perché è inutile. Basso. Abbandona anche io. Rimanete da soli. Cosa non ti è chiaro, De Gea, che non mi serviva che paravi un rigore, men che meno 2? Maledetto, stasera si è ricordato di essere un fenomeno, De Gea. Non è possibile. Ma perché anche l'anno scorso in una partita, mi sa contro il Bologna forse, aveva sbagliato 2 rigori. Ma come fai a sbagliare 2 rigori in una sola partita? Ah, io no, 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 no. Ma anche statisticamente non è possibile, cioè, non è possibile. Oh, Ebram 1,5, Teo Hernandez 1. Bene, ma c'è ancora tempo perché diano un terzo rigore e lo batta Morata magari, così anche lui che ce l'hai al Fanta te lo sbaglia. Così te fai 24 di portiere e io faccio 1,5. Cioè, De Gea mi sta prendendo credo 14,5 o 15. Adesso te lo dico. Io non ho parole. Vincevo già 3-0 sta giocata al Fanta. Ora sono 4-0. Che cazzo mi ce ne faccio di sti rigori parati? Anderson, una volta nella tua vita fai un cross buono una volta. Ah, non ne ha già fatto uno nel primo tempo. Si è già giocato l'unico cross buono della partita. Sta prendendo 15,5. 15,5 De Gea. Un portiere che prende 15,5. No, non ho parole, veramente. Alfa. Se almeno avessi. Bello! Che gol! E cazzo, finalmente, De Gea, rotti i coglioni, prenditi sto gol, basta! Dai, 14,5 adesso. Oh, l'avete fatto, vedi? E non è mio Pulisic, non abbiamo fatto il più difficile, cioè abbiamo fatto il più difficile perché. Non fuori gioco. Assist di Teo Hernandez. Così da 1 ti sale a 2 il voto di Teo Hernandez. Oh, bene. Bene, un bel 2 ci voleva proprio. Ora parte la remontata con il 2 di Teo Hernandez. Ma che gol che ha fatto Pulisic. Ma noi potevamo fargli battere a lui i rigori, che quando l'ha battuta ha fatto gol l'altra volta, no? Dai, dai, noi! Che il 60esimo sta 1-1. Ecco, 13,5. Guarda, per come sono messo può prendere almeno 20 gol, anche se prendo meno 7 vinco lo stesso, probabilmente. Oh, 2,5, Teo. 2,5, Teo. La remontata, dai. Adesso è il momento in cui Morata deve fare almeno 3 gol. Ah, almeno 3. Sembra facile, dai. Rigori. Tanto ormai questa è la partita dei rigori. Mamma mia. Che si è magnato Ken. No, se la posizione era al limite, la sembrava buona. Ken. Emerson era in ritardo. Tomori era in ritardo. Meno male che Ken stasera non è in serata, mettiamolo qui. Si sarà anticipato. Esatto.
Bello, bello, bello. No. No. Rigore. Sesso e gabbia ci ha provato, mannaggia. Vai Leo, corri. Sgaloppa. Sgaloppa. Vai, siamo in 100.000. Vai, bella, bella. No, non ci credo cosa gli ha preso. Che cosa ha preso Ranieri? Sembrava gol. Stavolta Leao la palla l'ha messa bene, era solo da spingere dentro, mi pare, per Pulisic. Cazzo, che anticipo che gli ha fatto. Eravamo tipo in 6 contro 4. Bella, vai Ebram, vai Ebram! Cazzo Ebram, una volta che fai gol, una! Palla che però resta lì, pericolosa. Sì, io apprezzo la generosità di Ebram, però sei una punta, cazzo. Guarda come l'ha tirata male. Ha schiacciata la sua terra quasi centrale. No, ha ammonito Reinders al Fanta. Cioè ce l'ha al Fanta. Così da 86 tipo scendo 85. Guarda, cioè ti mando subito dopo. Sto scherzando. Fanta è l'ultima delle mie preoccupazioni ormai per come è messo. Che cazzo avete fatto? Ma come avete fatto a prendere un gol da un lancio dal portiere? No, vi prego, veramente. Potrà andare ancora peggio nel secondo tempo. Temo di sì. Dai, no, io ci credo. Che cazzo hanno combinato? Ma ero distratto, sembrava un lancio semplice. Come... cosa hanno combinato? Ma perché la nostra difesa fa un casino, due o tre casini a partita? Perché? Un lancio dal portiere. Ma perché Tomori ha ciccato sto pallone, santo Dio? È Tomori che ha ciccato. Cioè Tomori ha ciccato la palla sul lancio lungo, ma. Scusami se ti interrompo, ma non si può prendere boss una rimessa dal fondo. Esatto! È quello che dicevo anch'io, come cazzo fai? Cioè uno su una rimessa dal fondo è tranquillo, non si aspetta che. Cioè Tomori cicca il pallone e manda in porta l'avversario. Non credo sia passato il Dai Giuquese, ti prego, fai vedere qualcosa in questa tua carriera milanista! Giù! Cazzo, l'aveva quasi fatto vedere! Tiro deviato! Era deviato, ma con un po' di fortuna la stava mettendo dentro. De Gea stasera prende qualunque cosa. Ma guarda, mi si era anche alzato. De Gea oggi prende anche le bestemmie dei tifosi del Milan, incredibile. Oh, bravo Giuku! Bravo Giuku! Che cazzo fai Giuku? Ma perché? Ma come fai? Cioè, ha fatto tutto bene, ha saltato i due, entra in aria e poi l'ha tirata in faro laterale. Vi rendete conto? Ho capito, ha fatto bene, però se poi tiri contro la bandierina del calcio d'angolo, che cazzo serve? Più veloce, no? Bravo Okafor! Bella! Tira Ebram! Ebram! Non segneresti mai neanche a porta vuota, cazzo! Perché ci mette sempre 20 anni per tirare? Gli ha messo la palla lì, l'ha stoppata, cincischiato. Sempre così. Ma che cazzo? Dio santo. Traversa riga di Ken. Manco 30 secondi in più dopo che abbiamo perso tempo. Tutto il tempo. È giusto così, perché se sbagli due rigori, sbagli gol e tutto, poi perdi. Se fai le cazzate difensive, vero Teo, vero Tomori, poi perdi.